Beh, fammi. Benvenuti, benvenuti a tutti. Fermiamo un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide. Contro lo sfruttamento lavorativo basta caporalato, basta appalti e subappalti irregolari, basta morti sul lavoro. È questo il messaggio che arriva forte da questa bella piazza di Latina. E quindi vi do a tutti voi il buongiorno, tutti coloro che sono presenti qui in piazza, tantissimi, il corteo ancora sta entrando in questa piazza. Di fronte alla disumanità della morte di Satnam Singh, a cui vorrei che questa piazza desse un saluto, un applauso. Di fronte alla morte di Satnam Singh e alla strage continua di morti sul lavoro, alla precarietà, all'impoverimento di chi per vivere ha bisogno di lavorare, è il momento di una mobilitazione permanente per la libertà nel lavoro e la giustizia sociale con l'utilizzo di ogni strumento democratico. La piazza, come stiamo facendo qui a oggi, lo sciopero, la solidarietà, la contrattazione collettiva, il contenzioso giuridico e il ricorso anche ai referendum per abrogare delle leggi sbagliate, delle leggi balorde. Per questo oggi la CGIL è qui, è di nuovo qui in questa piazza, tutta la CGIL con tutte le sue categorie e le strutture che sono arrivate da ogni parte del paese. Un grazie particolare va ovviamente alla CGIL di Roma e Lazio e anche alla Camera del Lavoro di Frosinone e Latina per l'organizzazione di questa manifestazione. I numeri di questo sistema criminoso e disumano sono drammatici. Sono oltre 3 milioni le lavoratrici e lavoratori in condizioni di irregolarità nel nostro paese, in tutti i settori e in tutte le attività. Su 100 lavoratori che sono lavoratori regolari, quasi 13 sono in nero o in grigio. 230.000 sono gli occupati impiegati in modo irregolare nel settore agricolo. Inoltre sono 3.208 vittime di sfruttamento caporalato, la maggior parte in agricoltura, molti nei servizi del terziario, ma questo è solo la punta di un iceberg. Oggi alcuni lavoratori parleranno, racconteranno la loro storia e la loro condizione. Vorrei ringraziare anche le tantissime associazioni, molte fanno parte della Via Maestra, ma ce ne sono anche molte altre che sono qui presenti in questa piazza, e anche diversi partiti politici dell'opposizione presenti in questa piazza. Prima di cominciare una nota di servizio, chiedo a questa piazza, ai compagni che hanno degli striscioni enormi, di abbassarli, perché siamo anche in diretta su collettiva.it, e quindi per far vedere questa bella piazza, questo bel palco, è necessario che abbassate gli striscioni, quelli diciamo più ingombranti. Ecco, anche esatto, quello va abbassato perché state proprio di fronte alla regia. Allora, io comincerei subito con gli interventi, dobbiamo andare veloce perché il caldo già si fa sentire. Invito sul podio Anna Scorrano, che è la segretaria generale della Fillea di Roma Sud. A te la parola. Buongiorno a tutte e tutti. Aprire diciamo gli interventi è emozionante, siamo tanti e vi garantisco che è difficile cercare di concentrare e dire le cose più importanti in questo momento, in memoria di Satnam Singh e di tutti i lavoratori che sono morti. È difficile spiegare in poche parole quello che succede nel settore edile, tutte le ingiustizie. Guardate, i dati sia del rapporto dell'Ispettorato del Lavoro del 2023 non sono per niente rincuoranti. Innanzitutto, nonostante siano stati aumentati il numero degli ispettori, sono diminuiti i controlli nei posti di lavoro ed è stato riscontrato un tasso di irregolarità pari al 70%. E sempre in testa alla classifica è purtroppo il settore dell'edilizia. Si riscontrano irregolarità sul rispetto degli orari di lavoro, sulla salute e sicurezza.
gli unici dati confortanti che noi edili abbiamo avuto è quello che sembra essere calato il numero dei lavoratori in nero. Una vittoria che abbiamo avuto grazie al DURC di congruità, che stabilisce che il numero dei lavoratori impiegati all'interno di un cantiere, di un'opera, deve essere congruo ai lavori che si devono effettuare. E guardate che questo è uno strumento fondamentale non solo contro il lavoro nero, ma anche contro il caporalato, perché l'edilizia, come l'agricoltura, come la logistica, soffre di caporalato. E non è bello, guardate, io ricordo il mio primo giorno di lavoro con una ditta nigeriana, il titolare nigeriano che portava dalla Nigeria i suoi compaesani, che pagava al di sotto della paga base e si lamentava del fatto che in Italia il lavoro costa troppo. Per me è stata una sconfitta, perché noi italiani non abbiamo insegnato a questa gente che il lavoro ha un costo, il lavoro è dignità. E abbiamo tolto la speranza a gente disperata di venire a casa nostra per avere un mondo e un futuro migliore. In meno di 3 anni il DURC di congruità ha certificato oltre 40,6 miliardi di euro di lavori e oltre 270.000 cantieri, individuando circa 2.000 imprese irregolari. Il risultato è stato l'emersione indotta di 100.000 lavoratori, prima totalmente sconosciuti a INPS, INAIL e Fisco. E il dato più brutto è che tra i lavoratori in nero è cresciuta la presenza di lavoratori senza permesso di soggiorno dell'8,6%, e questo ribadisce la necessità di mettere finalmente mano alla legge Bossi-Fini, perché quella legge rende i lavoratori ricattabili. I dati INAIL sono ancora più sconfortanti. Nei mesi di gennaio e febbraio rispetto all'anno precedente sono state 8.000 in più le persone, i lavoratori che hanno avuto infortuni. Tra il 1 gennaio e il 29 febbraio sono rimaste vittime del lavoro 119 persone, ben 19 in più rispetto a quello degli anni precedenti. I lavoratori più colpiti sono gli over 65. L'edilizia risulta capeggiare, diciamo, questa maglia nera. E la cosa più sconcertante è che i lavoratori che subiscono di più gli infortuni sono appunto i lavoratori stranieri. E questo perché? Perché i lavoratori arrivano qua, non conoscono la lingua, la nostra lingua, e non hanno dei corsi di formazione sulla sicurezza e salute adeguati. Noi come Fillea, anche in quest'ultimo rinnovo contrattuale, ci stiamo battendo sul valore dei corsi di formazione, dei nostri enti certificati, perché all'interno dei cantieri esistono ditte che certificano in maniera solo cartacea i corsi che vengono fatti ai lavoratori, inficiando la salute e sicurezza, ma anche il mercato del lavoro. Oggi assistiamo ormai a un modello di impresa, di grandi imprese che per fare profitto e guadagno esternalizzano, danno in subappalto sempre di più le lavorazioni. E questo non garantisce una corretta regolarità, perché sono queste miriadi di piccole e piccolissime imprese ormai che detengono il mercato. Le aziende non formano più, le aziende non si specializzano più, non c'è più una responsabilità organizzativa di processo e di procedura. Anche la stessa liberazione dei livelli di subappalto operata dal governo Melone e i tentativi di potenziare le conquiste che abbiamo ottenuto con la legge delega sul codice degli appalti, con la legge del 36-23, stesso lavoro, stesso contratto,
stanno facendo in modo di costruire quell'impalcatura di salvaguardia che avevamo creato. E qui ribadisco l'importanza dei referendum della CGIL, soprattutto il quarto quesito per noi edili. La committenza deve avere la responsabilità di tutti gli incidenti e le morti che avvengono sul posto di lavoro. Abbiamo firmato numerosi protocolli col Comune di Roma, col Comune di Bologna, la ricostruzione di Ischia, i comuni dell'Emilia Romagna, il Comune di Firenze. Per noi questo è importante, perché firmare questi protocolli permette non solo al sindacato, non solo all'INAIL, ma anche agli enti bilaterali di controllare la filiera. Ci battiamo a che ci sia finalmente un aumento salariale, perché guardate, avere lavoratori che sono inquadrati tutto al primo e al secondo livello, non specializzati, con paghe inferiori, costringe il lavoratore a fare più straordinari, a fare turni stressanti per portare un giusto salario a casa, per permettere alla propria famiglia di vivere. È importante nel nostro rivalorizzare la figura degli RLST, perché per controllare quegli RLST, per abbattere le figure degli RLS di comodo. Bisogna anche rafforzare la salvaguardia dei preposti, dare loro un'indennità, dare loro una preparazione per le responsabilità che si prendono nel cantiere, nei posti di lavoratore. La formazione deve ritornare il nostro cavallo di battaglia. Dobbiamo ampliare la portata degli accordi sindacali in essere tra le organizzazioni sindacali e i grandi committenti nazionali, gli specifici accordi. Bisogna pretendere che all'interno di un cantiere, di un'opera, tutti i lavoratori abbiano lo stesso contratto. E guardate, non è solo una questione economica, perché avere un contratto specifico delle lavorazioni permette di avere dei corsi sulla sicurezza, sulle lavorazioni che si vanno a fare per tutelare la vita dei lavoratori, perché in cantiere chi ha un contratto del pulimento non è formato per stare sulle impalcature. Mentre noi chiediamo il badge elettronico per monitorare presenze orarie, il governo vuole abolire quello cartaceo. Mentre si discute di scudo per le imprese certificate dai consulenti, noi chiediamo più sanzioni a partire dal reato di omicidio sul lavoro, che come filea abbiamo proposto più di 10 anni fa, fino alla patente a punti che va stesa a tutti i cantieri. Strumento che avrebbe impedito all'impresa che ha operato a Firenze, dopo medesimi infortuni a Genova, di stare in quel cantiere. Grazie. Grazie ad Anna Scorrano, segretaria generale delle Fillea di Roma Sud. Allora, due comunicazioni. Una è sempre quella di prima, cioè le bandiere qui di fronte a me, se possono essere abbassate, perché appunto intralciano le telecamere per la diretta. La seconda, che è stata trovata una chiave di una Hyundai nella piazza del concentramento. Chi l'avesse persa può venire qui dietro al palco da Ivano Gualerzi e la può prendere. Allora, noi proseguiamo. Adesso invito Valentino Santoro, RSA della Conad, qui di Frosinone. A te la parola, Valentino. Grazie, compagni. Compagne e compagni, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie alla FLAI, alla CGIL e soprattutto a voi tutti per aver riempito questa piazza ed il mio cuore. Questa piazza, che è un luogo sacro e necessario per urlare l'indignazione per la barbara uccisione di Satnam. Ed è qui ed ora che denunceremo l'ennesimo omicidio sul posto di lavoro, soprattutto nel sud del Lazio, in tutta Italia, nel mondo, perché il nostro urlo non ha confini, ma solo barriere da abbattere. E voce per denunciare un sistema produttivo ormai basato sullo sfruttamento a discapito dei diritti e delle vite umane. Sono Valentino Santoro, lavoro per uno dei tanti meccanismi Conad che purtroppo ha dimenticato l'origine della sua costituzione, ossia quello di essere nata dalla cooperazione
di tanti lavoratori ed imprenditori uniti nell'intento di una sostenibilità sociale ed ambientale. Ha dimenticato la sua origine perché potrei parlarvi di milioni di episodi in cui essa è venuta meno ai suoi principi fondanti. Ne cito alcuni, tra cui i miei colleghi di Cassino, che lavorando per la società della famiglia Napolitano hanno perso lavoro, spettanze e dignità. Oppure dei colleghi di Latina Fiori, i quali dopo 20-30 anni di lavoro è bastato un piccolo periodo di chiusura per perdere il posto di lavoro. Storie, parliamo di ore regalate, straordinari non retribuiti, professionalità non riconosciute, vita rubata alle famiglie, perché signori, questi sono ladri di giorni. Tutto avallato dalla strategia, tutto avallato dalla strategia della fuga messa in atto dalla concorrenza, che ha lasciato il territorio, soprattutto il sud, in cui Conad ha trovato il suo unico antagonista nel modello discount, il quale, e lo dico fra virgolette, porta sul petto la medaglia al merito per aver immesso nelle disgrazie dei lavoratori, come se non ne avessimo già tante, il sempre più preoccupante disagio dello stress di lavoro correlato. Ed in questa catena del massacro per i lavoratori si scaricano responsabilità, puntando sempre di più all'indebolimento e all'isolamento del lavoratore, che non appena alza la testa, come il sottoscritto, viene posto nella condizione, tramite ricatti di ogni tipo, ad andare via, ad abbandonare il posto di lavoro. Ed è qui che dobbiamo intervenire. In maniera prepotente e massiccia, dobbiamo ridare forza e fiducia alla nostra casa della legalità, immettere nel territorio più forza e affiancare il lavoratore da vicino con una presenza fisica più frequente e più numerosa. Dobbiamo, e perdonate il francesismo, rompere le palle alle istituzioni, per prima la politica, chiedere loro di smettere il vergognoso silenzio omertoso verso un sistema che è palesemente corrotto nel suo essere e nel suo scopo, dove la morte è diventata una variabile ammissibile. Compagni e compagni, rovesciamo questo sistema con i mezzi a nostra disposizione, referendum, manifestazioni, ma soprattutto ricostruendo i legami di solidarietà a noi cari. Uniamo queste bellissime e tantissime mani tendendole a chi aspetta un aiuto, su quei posti di lavoro dove l'imprenditore è tornato padrone e noi lavoratori siamo tornati schiavi. Facciamo capire e comprendere il rispetto della dignità umana, l'importanza di ciò che facciamo, perché la vera forza dell'azienda siamo noi. Torniamo consapevoli del nostro essere, della nostra forza, e basta rassegnarsi al funziona così, perché saremmo complici del sistema odioso che stiamo denunciando, nel quale c'è sempre più una compressione dei diritti a favore di una massificazione dei profitti che arricchisce un unico sistema, un'unica società, un sistema mafioso che, come diceva l'indimenticato Peppino Impastato, la mafia è una montagna di merda, ricordiamocelo sempre, compagni e compagni. Torniamo a riempire la piazza come da oggi, le strade, le piazze, i vicoli e il cuore di quel rosso che ci rappresenta, che agli occhi dei nostri nemici deve risultare come lo stop, come l'altolà alla barriera invalicabile che nessun oltraggio potrà superare. Compagni e compagne, concludo augurandomi che il primo passo verso il nostro cammino insieme sia quello che la prossima manifestazione, il prossimo incontro, il prossimo dialogo, chiamatelo come volete, sia fatto in questo territorio, sui campi di raccolto, al fianco dei nostri compagni lavoratori
affinché con la nostra presenza sia di loro aiuto e per i loro cuori e un allarme per i padroni. Vi saluto con una frase a me cara che porto dentro fin dall'adolescenza. Dicono che noi rivoluzionari siamo romantici. Sì, è vero, ma lo siamo in modo diverso. Siamo quelli disposti a dare la vita per quello in cui crediamo. Grazie, grazie anche a Valentino Santoro. Allora noi proseguiamo, andiamo veloci perché il caldo avanza. Se avete bisogno, mi dicono ovviamente dall'organizzazione, di cappelli, ma soprattutto di acqua, nello stand lì rosso che trovate in piazza potete avere, diciamo, bottigliette d'acqua, perché il caldo comincia a farsi sentire. Allora, prossimo ospite, diciamo, c'è poco da presentarlo, è uno scrittore, uno sceneggiatore, un drammaturgo, un autore televisivo italiano, Maurizio De Giovanni, soprattutto sensibile a questa piazza. A te. C'è differenza fra un numero e una storia, c'è differenza. I numeri passano, uno se li dimentica subito, le storie no. Lui era felice perché aveva un letto finalmente, aveva dormito per anni in una stalla con le bufale nel casertano. E adesso aveva un letto dove poteva dormire con la moglie, che amava teneramente, perché c'è differenza fra un numero e una storia. Faceva 8 chilometri in bicicletta alle 6 di mattina. Nella strada che faceva, la strada che attraversava, forse non lo sapeva nemmeno, ce n'era una che si chiamava Via della Speranza. Via della Speranza, ci pensate? Cioè lui percorreva in bicicletta una strada che si chiamava Via della Speranza, ma avrebbe dovuto chiamarsi Via della Paura invece, perché quelli come lui, che sono storie, non sono numeri, anche se noi li consideriamo numeri e ce ne ricordiamo come se fossero numeri, e questo è un crimine nostro, di tutti, quando facciamo i numeri, 230.000 lavoratori irregolari all'interno dell'agricoltura, è un numero, sono 230.000 storie, e dovrebbero essere storie di paura, perché lui andava a fare un lavoro di cui si poteva morire, tanto che è morto, tagliato a pezzi, dobbiamo ricordarcene tutti oggi, perché oggi noi siamo qui e quando siamo insieme è una festa, ma questa è anche una festa per celebrare una morte di uno tagliato a pezzi per 4 euro all'ora, per 4 euro all'ora, morto di paura, perché la paura è quella che spinge tutte queste persone ad andare ogni mattina pregando il Dio, qualsiasi sia il Dio che adorano e che pregano, pregando il Dio di non essere cacciati per 4 euro all'ora, tagliato a pezzi. E questa è una cosa che noi dobbiamo ricordare, perché noi siamo qui per un motivo fondamentale, perché la paura cambi campo. Noi dobbiamo far passare la paura da noi a loro, perché non hanno paura, perché sono difesi da un sistema legislativo che è un cane da guardia dei padroni, è un cane da guardia della protezione dei padroni. Noi dobbiamo scardinare questo sistema, noi siamo qui per difendere queste persone e noi stessi dalla paura. La paura deve cambiare campo. La paura deve andare dall'altra parte. Noi dobbiamo chiedere con forza l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro. Perché in questo paese si pratica tranquillamente e serenamente l'omicidio sul lavoro e la si fa franca. Come esiste l'omicidio stradale, deve esistere l'omicidio sul lavoro per chi non applica la normativa salvavita che esiste e che viene disattesa costantemente. Non dobbiamo fare in modo che il padrone del ragazzo che andava in bicicletta sia l'unico colpevole, perché non lo è. Come lui sono colpevoli tutti,
sono colpevoli tutti e diventiamo colpevoli anche noi nel momento in cui ci disinteressiamo. L'omicidio sul lavoro è un reato che deve essere stabilito dal sistema legislativo di questo paese. Il permesso di lavoro, il permesso per la ricerca sul lavoro deve essere dato a tutti coloro che sono qui per, col permesso di lavoro per giustizia, che attendono disperatamente di trovare un lavoro, senza il quale sono criminali. Loro sono criminali, quelli che dormono nelle stalle, sono criminali quelli che non sono qui perché hanno paura di essere cacciati. Noi di questo ci dobbiamo fare carico, tutti. Il microfono è responsabilità, non è potere. Col microfono in mano noi dobbiamo essere responsabili di tutti quelli che muoiono per paura, perché nessuno più vada in bicicletta attraverso una strada che si chiama Via della Speranza, e perché Via della Speranza non deve essere falsa. Grazie. Grazie, grazie davvero a Maurizio De Giovanni per questa lezione qui sul palco a Latina. Grazie, grazie davvero. Allora, noi proseguiamo con gli interventi dei delegati, ce ne sono due prima poi dell'intervento del comizio finale del segretario generale. Invito Elisa Angeletti, delegata del settore della logistica, a te la parola, Elisa. Ricordo un tempo in cui si lavorava per vivere. Poi il mercato e il sistema economico hanno deciso che si doveva vivere per lavorare. Ora vogliono farci abituare a pensare che sia normale morire per lavorare. E questo veramente, come CGL, non possiamo accettarlo. Satnam è morto in un modo inumano. È stato lasciato morire come se fosse uno scarto di un'agricoltura malata, dove oltre 2/3 delle imprese pratica lavoro irregolare e usano l'essere umano fino a fargli perdere ogni umanità. 3 giorni fa, in ATAC, nel deposito di Tor Vergata, un altro morto sul lavoro, questa volta nel trasporto pubblico locale. La protesta e la denuncia messa in piedi immediatamente della FILT CGL di Roma e del Lazio ha portato ad uno sciopero unitario di 8 ore che ha fermato Roma. Ma non basta, non siamo soddisfatti, la rabbia è tanta, tanta la tristezza per la perdita di un amico, di un collega dei trasporti, dell'ennesimo lavoratore. Un pensiero alle famiglie, dei lavoratori morti per lavoro, morti da lavoro, perché questo modello di lavoro che ci stanno imponendo non è più umano e uccide la vita. Nel trasporto delle merci e nella logistica, settore in cui sono RSA per la FILT CGL, gli infortuni, spesso anche mortali, avvengono per strada, un luogo di lavoro dove si intersecano altri lavoratori e le persone comuni, dove un infortunio può spesso creare una strage, soprattutto seguiti per troppe ore un mezzo pesante, un tir in autostrada, oppure puoi morire completamente isolato, come accade anche troppo spesso se sei un rider con una bicicletta a fare consegne di cibo notturne per le vie di una città complessa e caotica come Roma. Si hanno infortuni sempre più frequenti nei magazzini della logistica, dove operano più aziende in spazi ristretti, appalti privati che non sono regolati da nessuna legge, se non per fortuna dal nostro contratto collettivo nazionale, unico di filiera, ma dove, nonostante ogni sforzo negoziale prodotto dalla FILT CGL, non si riesce tuttavia a praticare dei veri e propri coordinamenti di sito tra gli RLS e gli RSPP delle diverse aziende, per evitare che i rischi da interferenza lavorativa, uno dei più frequenti motivi di infortunio, avvengano anche qui, spesso con morti in tutta Italia. Noi chiediamo da tempo che si contrattino di nuovo le condizioni di sicurezza in materia di organizzazione del lavoro, orari del lavoro e operatività del lavoro, le 3 O. Della sicurezza devono essere negoziate nel contesto più incisivo. L'unico contesto protetto dalla norma del test unico, il documento della valutazione dei rischi. Un tempo c'era un ampio margine di analisi e discussione condivisa, erano gli anni della 626. Gli RLS dovevano e potevano studiarlo, averne una copia e discuterlo con le aziende per firmarlo e approvarlo. Oggi l'unica valutazione del rischio per la sicurezza sul lavoro è completamente affidata alle aziende, sempre più spesso misurata in termini di performance ed efficienza.
di resa del prodotto nei tempi richiesti dal cliente, soprattutto in settori sempre più vasti, come l'e-commerce, dove l'importante è che la merce ordinata arrivi presto e dove l'uomo o la donna che la consegnano sono considerati un appendice dell'ordine e della macchina di intelligenza artificiale, a cui a un click il consumatore ha dato il comando. Una disumanizzazione del lavoro a cui anche la società civile è stata corrotta, in cambio del tutto e subito a disposizione. Noi come CGL diciamo a gran voce no a tutto questo. Noi vogliamo tornare a un lavoro vivo, sicuro, dignitoso e giustamente retribuito, e continueremo a lavorare per questo modello perfetto di lavoro, lavorare per il lavoro dettato dalla Costituzione, strada maestra dimenticato da parte della politica e dagli interessi economici del capitale. Grazie a tutti. Grazie anche ad Elisa. Allora, l'ultimo intervento prima delle conclusioni del segretario generale è affidato a un lavoratore agricolo, arriva da Treviso, questo per specificare che il problema non è solo il problema di Latina dell'Agropontino, ma è un problema strutturale che riguarda tutta Italia. Lui si chiama Lofprit Sandu, è un lavoratore agricolo, farà il suo intervento e ci aiuterà a tradurlo Ardip Caura, che è la segretaria generale della FLAI di Frosinone e Latina. Vorrei sonare Natale. Ciao a tutti. I'm from Treviso. Me Treviso to Lofprit Sandu. Me mi ek tade vangu. Paperà te aia si, par fè cacce da caccia hi rè gia. Sono arrivato anch'io qui con il decreto flussi e sono rimasto clandestino. Kyunki sanu aunde a noi tokhiyan da shikar hona penda. Pehla agentan dwara, phir itthe jinnan to assi kam karde haan, unnan dwara assi tokhiyan de shikar hunde haan. Veniamo traditi prima dai caporali e poi dalle aziende per le quali lavoriamo. Continuiamo a non essere pagati. Assi bohut kuch tyagde haan apne paperan de layi, assi pakke ho jiye itthe, par sada faida chakkiya janda harek wari. Sogniamo un permesso di soggiorno, sogniamo una vita migliore, ma si approfittano tutti di noi qua. Assi bohut sariyan problemaan face kitiyan, assi apne paperan de layi, assi bina pani to, bina light to vi rahe, bina roti to vi rahe, par sanu ek rupiya vi nahi ditta sade kam da, na sanu paper bana ke ditte gaye, sanu harek thaan dhokha hi ditta gaya. Abbiamo lavorato in condizioni disumane, senza acqua, senza bere, senza tutele, ma siamo stati traditi, non siamo stati mai pagati per il lavoro che abbiamo fatto. Sade varghe, jede vi mazdoor varghe, sarean da itthe faida chakkiya janda, kyon chakkiya janda, kyunki sade ko paper nahi aa, isliye assi request karde aa, pehla ta sanatoria kholya jave, Italian sarkar nu sadi hath jod ke benti aa ke kacche bandeyan nu pakka kita jave. Si approfittano di noi perché siamo clandestini ed è per questo che chiediamo regolarizzazione, permesso di soggiorno per tutti. Lo chiediamo a questo governo. Parasi ina jo vi sade te attyachar karde a assi ina brod awaz chakki a ta karke sanu changa bhavikh vi is time nazar aa reha a. Abbiamo alzato la testa noi e abbiamo trovato soluzioni. ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ CGL ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਲੋਰਾ abbiamo alzato la testa il coraggio ce l'ha dato la CGL ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ grazie alla CGL abbiamo avuto anche da mangiare abbiamo migliorato la nostra condizione di vita e oggi ci troviamo in un luogo di sicuro. Non avevamo neanche da mangiare quei giorni. Oggi abbiamo anche la speranza di un permesso di soggiorno. Siamo stati presi in carico. Quello che chiedo è a tutti di alzare la testa.
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨਤੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਥੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਏਰੀਏ ਚ ਸਾਰੀ ਇਟਲੀ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ CGL ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। Ringrazio tutti i fratelli che sono qui, tutti quelli che sono venuti a chiedere giustizia per Satnam. Noi siamo arrivati da Treviso. Ringrazio la CGL che ci ha letteralmente salvato la vita. Antevice, main ikko hi request fer karna chahunda ha is Italian sarkar nu ke sanatoria open kita jave taan jo ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਲੀਜ਼ ਓਪਨ ਦੀ ਸਨਾਤੋਰੀਆ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਲ ਪਰਸਨ ਹੂ ਲਿਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੋ ਆਈ ਆਲਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। La richiesta che facciamo, l'ultimo appello che faccio a questo governo è di aprire la sanatoria, di regolarizzarci, un permesso di soggiorno per tutti, per evitare che ci siano altri Satnam. Grazie, grazie a Love Brit, grazie davvero di questa testimonianza, una testimonianza importante. Ringraziamo veramente anche del lavoro che fai, il lavoro che fa la comunità anche presente qui, la ringraziamo, come ringraziamo veramente tutti voi che siete rimasti qui in piazza. Ringraziamo la CGL nazionale che ha organizzato insieme a tutte le categorie, insieme in particolare un grazie va alla CGL di Roma e Lazio e alla Camera del Lavoro di Frosinone Latina. Ci sono anche molti esponenti politici dell'opposizione, quindi è stata una bella giornata, non è ovviamente l'ultima. Da qui, da questa piazza comincia e continua la mobilitazione della CGL. Adesso io lascio il palco e il microfono al segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Grazie. Grazie davvero di cuore a tutti e a tutte voi di essere qui oggi. Lo scorso sabato 23 giugno in questa piazza, quando per la prima volta dopo la morte di Satnam siamo scesi in piazza, ci eravamo presi un impegno e per noi gli impegni, le parole contano più delle cose scritte. E l'impegno che ci eravamo presi era che quella manifestazione non poteva finire lì, non poteva essere una semplice protesta, indignazione per l'episodio barbaro che era avvenuto e che aveva portato alla morte di Satnam. E lo voglio ribadire oggi, questa giornata in cui tutta la CGL nazionale e tutte le sue categorie sono qui, per noi ha un significato molto preciso. E cioè che noi vogliamo con oggi aprire una vera e propria vertenza per sconfiggere il caporalato, il lavoro nero e le morti sul lavoro. E aprire una vertenza vuol dire una vertenza permanente in ogni luogo di lavoro, in ogni territorio, in ogni livello di confronto che il sindacato ha col governo, con le istituzioni, con le controparti, perché questi temi siano i temi su cui noi vogliamo delle risposte e vogliamo produrre un cambiamento. E questo a noi sembra il modo migliore, più coerente, quello che un sindacato deve fare per ricordare davvero Satnam, per chiedere giustizia e per fare davvero in modo che nessuno mai più debba morire sul lavoro o debba essere costretto a essere sfruttato sotto forma di caporalato o di lavoro nero.
Noi consideriamo positivo, e lo voglio dire, il lavoro che ha avviato la Procura di Latina, con l'arresto dell'imprenditore, se si può chiamare imprenditore uno che si comporta così, per le accuse che gli hanno mosso, e cioè di omicidio, e anche di aver violato le regole sulla sicurezza. E noi siamo pronti a dare tutto il contributo e il sostegno ai familiari, alla compagna, perché sia fatta davvero giustizia. Ma vogliamo anche dire con molta chiarezza che alcuni discorsi in questi giorni, che hanno tentato di dire che saremmo di fronte a un caso isolato, a un cattivo imprenditore, perché tutto il resto invece funziona ed è fatto di un sistema per bene, diciamolo in modo molto chiaro, questa è una pura bugia, non è così. Quello che oggi sta succedendo e che noi vogliamo denunciare è che noi siamo di fronte ad un sistema di fare impresa che sfrutta e che uccide le persone, e che non riguarda, se vogliamo essere onesti, né solo l'agricoltura né solo Latina, ma questo è un sistema che riguarda tutto il nostro paese, che riguarda tutti i settori di attività del nostro paese. Giustamente Di Giovanni, intervenendo, ci ricordava che dietro ad ogni numero c'è una persona, e che noi non dobbiamo mai dimenticarci che dietro a ogni numero c'è un uomo, c'è una donna, c'è una storia, c'è una vita, c'è la voglia di ognuno, come succede per ognuno di noi, di voler essere felici e di poter vivere con dignità la propria vita. Ma proprio perché i numeri a volte parlano e dicono delle cose molto precise, noi non possiamo non sapere, non detto dalla CGIL, dichiarato dall'Istat, che nel nostro paese, non quest'anno, da anni, esistono più di 3 milioni di persone che sono costrette a lavorare in nero. Provate a pensare, visto che molte volte il governo ci dice che non sa dove prendere i soldi, che debbono tagliare la sanità, che debbono tagliare di qui e di là perché non ci sarebbero soldi. Provate a pensare cosa significherebbe se questi 3 milioni di persone costrette a lavorare in nero, di cui abbiamo bisogno del loro lavoro, fossero regolarmente contrattualizzati, fossero regolarmente pagati. Questo non significherebbe solo per loro un miglioramento e una dignità, ma questo significherebbe milioni in più di entrate per il fisco, per i contributi, per il funzionamento della nostra società. E perché dico questo? Perché bene che in questi giorni siano aumentate le ispezioni e le visite. Guarda caso, cosa stanno dimostrando le ispezioni e le visite dove vengono fatte? Dei dati molto precisi. Qui ogni ispezione, ogni visita che fanno salta fuori che ci sono almeno 2 lavoratori su 3 che sono irregolari, clandestini e che non si rispettano le leggi e le norme del nostro paese. E lo diciamo in modo molto chiaro, è un po' singolare però che per far partire un po' di ispezioni tutte le volte bisogna aspettare che ci siano le tragedie, i morti, in una situazione non più accettabile. E lo dico perché ce lo vogliamo dire in italiano, vogliamo dirci la verità, abbiamo un sistema legislativo nel nostro paese che quello buono che potrebbe combattere queste cose come la legge sul caporalato non viene applicata. E abbiamo altre leggi balorde che in realtà favoriscono lo sfruttamento, la clandestinità, il lavoro nero. Pensiamo al sistema degli appalti, dei subappalti, dei sottappalti, delle finte cooperative. Di questo stiamo parlando. E allora è venuto il momento di agire, di non stare più zitti. Lo ha detto con molta forza il compagno, il fratello, l'amico, non so come chiamarlo, che ha parlato prima di me.
quando dice che bisogna alzare la testa, non lo dobbiamo dire solo a quelli che lavorano. Alzare la testa la dobbiamo chiedere a tutti quelli che in questo paese hanno responsabilità pubbliche e politiche. Perché c'è un sistema di connivenze e di copertura. Se la malavita organizzata controlla ormai pezzi interi dell'economia reale, non da qualche mese, da anni, vuol dire che gli è permesso. E allora è necessario che ci sia oggi, e lo chiediamo a tutti, io ringrazio anche tutti i sindaci, le istituzioni, le forze politiche che oggi sono venuti in piazza qui con noi, anche la sindaca di Latina. Ma allora è necessario a questo punto che tutti tiriamo sulla testa e non guardiamo più in faccia nessuno, perché bisogna rispettare le leggi e bisogna combattere il caporalato e la malavita organizzata. Questo vuol dire mettere al centro il lavoro, la dignità, la tenuta democratica del nostro paese. E per quello che ci riguarda, perché ho imparato che non conta quello che si dice, conta quello che concretamente si fa. Ed è il momento che ognuno di noi non solo alzi la testa, ma faccia fino in fondo la sua parte, e quando si vedono ingiustizie, irregolarità, vanno denunciate, bisogna intervenire, bisogna agire. E allora, per quello che ci riguarda, noi siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte. E questa manifestazione nazionale, qui a Latina, della CGIL, vuol proprio dire che siamo, tra virgolette, tutti di Latina, che siamo tutti clandestini e che non vogliamo lasciare nessuno solo e che vogliamo cambiare questa situazione. E allora noi abbiamo intenzione, nei prossimi giorni, e ci stiamo lavorando, proprio per sostenere il lavoro che la Procura ha cominciato a fare, di presentare un vero e proprio esposto alla Procura, in cui vogliamo raccontare tutto quello che conosciamo, tutto quello che sappiamo. E pensiamo che non si debbano fare indagini qualche settimana per dire che sono state fatte, ma c'è un sistema da cambiare. E mi rivolgo anche a quelli che vogliono fare seriamente gli imprenditori, perché questo sistema colpisce anche gli imprenditori onesti, quelli che vogliono seriamente fare il loro lavoro, che non vogliono sfruttare. E se vogliamo, quando diciamo c'è da cambiare questo sistema va cambiato in tutta la filiera produttiva, ce lo vogliamo dire? Dalla grande distribuzione fino a chi lavora sul territorio e chi lavora la terra e chi coltiva la terra. Perché questo sfruttamento che va contrastato e che va cambiato. Voglio anche ringraziare, perché la CGIL di Roma Lazio, appena è successa l'omicidio, la disgrazia di Satnam, ha lanciato una sottoscrizione per sostenere la famiglia, per sostenere i familiari, per sostenere tutti. È una sottoscrizione che è andata benissimo. Ci sono stati in pochi giorni più di 7-8 mila persone che hanno chi 5 euro, chi 6 euro, chi 10 euro. È stata proprio una cosa immediata di chi non accetta che ci sia questa disumanità, questa barbarie. Bene, lo dico con molta chiarezza, quelle risorse non sono risorse della CGIL, quelle risorse sono a disposizione del territorio, delle lavoratrici, dei lavoratori, di tutti quelli che hanno bisogno del coraggio e del sostegno per denunciare questa situazione. E lo voglio dire, perché non giriamoci attorno. Ciò che oggi favorisce il lavoro nero e la clandestinità ha un nome e un cognome. Si chiama legge Bossi-Fini. Si chiama legge Bossi-Fini. E cosa sta succedendo? Ce la vogliamo dire in italiano? Sta succedendo che attraverso quella legge si ragiona dei flussi, e noi siamo di fronte al fatto che ci sono richieste di lavoro che arrivano anche a 500-600 mila per i prossimi anni, ogni anno. I flussi indicano la possibilità per 150-160 mila persone che vengono.
Come capite, c'è già una differenza tra ciò che viene richiesto di bisogno di manodopera e quella che viene fatta arrivare. Ma non finisce mica qui, perché gli stessi che sanno questi numeri sono quelli che dicono che bisogna chiudere le frontiere, che non avremmo bisogno, sono gli stessi. Però cosa succede? Anche qui diciamo la verità, diciamo quello che succede davvero. Che solo il 20% di quelli che sono stati chiamati qui a lavorare perché le imprese ne avevano bisogno, solo il 20% gli viene dato il permesso di soggiorno. Perché all'80% gli viene negato anche il permesso di soggiorno e questi diventano immediatamente clandestini e persone senza diritti e senza tutele. E allora, oltre a cancellare la legge Bossi-Fini, c'è una cosa che si può fare domani mattina e noi lo diremo al governo, lo scriveremo all'esposto della procura. Le persone che sono qui, che sono venute qui per lavorare, e alcuni sono qui che stanno lavorando da anni senza permesso di soggiorno, clandestini, non facciamo finta di non vedere le cose. Gli si potrebbe fare una cosa molto semplice: riconoscergli il permesso di soggiorno in chi è in cerca di occupazione, perché questo dà il diritto a loro di esistere. E si dovrebbe anche fare un'altra legge che nel momento che il lavoratore denuncia di essere pagato in nero o di non essere regolarizzato, che immediatamente si intervenga per tutelarlo e per cancellare questa barbarie, perché questo è quello che avviene. Come vedete, queste cose noi abbiamo intenzione di farle fino in fondo, e quello che ci riguarda, questa è una battaglia importante, insisto, che va fatta in ogni territorio, in ogni luogo di lavoro. E io ringrazio anche tutte le associazioni, non voglio qui fare l'elenco, le reti di cittadinanza, che oggi sono qui insieme a noi, che in questi giorni, dove la nostra categoria, la FLAI, sta girando con le brigate del lavoro nei territori al mattino per dare acqua, per dare sostegno, sono qui insieme a noi, perché quello che oggi si sta mettendo in discussione è che nel momento che tu cancelli la dignità del lavoro, nel momento che le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare non hanno più la dignità di essere dei diritti, questo mette in discussione la democrazia del nostro paese. Non esiste democrazia senza dignità del lavoro e senza dignità delle persone. E contemporaneamente c'è un altro tema che vogliamo denunciare. Nel marzo del 2022, anche su nostra richiesta, l'allora governo, stiamo parlando del governo Draghi e il ministro del lavoro era Orlando, anche su richiesta del sindacato, furono stanziati 200 milioni che dovevano essere spesi per cancellare i ghetti e per dare case ed ospitalità alle persone che noi chiamiamo qui in Italia a lavorare. Questi 200 milioni ci sono, ma non sono ancora stati spesi. Ed erano stati individuati anche i 37 comuni in cui si doveva fare questo investimento. Oggi siamo di fronte a dei ritardi e siamo di fronte al rischio che quei 200 milioni che dovevano servire per cancellare i ghetti e per dare il senso di accoglienza e di tutela vengono dirottati o spesi in altre direzioni. È evidente allora che noi vogliamo porre con forza anche questo problema. Sì, grazie, arrivo. No, ma anche se bevo non cambia, c'ho proprio una bronchite cronica, mi dispiace. Vi ringrazio della vostra attenzione, mi fa piacere, ma... è che debbo accalorarmi un po' meno, ecco, è quello che mi frega. Ma le altre cose che voglio dire, per non tediare anche della vostra pazienza, visto anche il caldo che fa, ci sono almeno altre tre cose che noi intendiamo farle diventare vertenze e rivendicarle. E in questo caso si tratta di applicare la legge contro il caporalato. In quella legge c'è una parola in cui si parla di indice di coerenza.
è una cosa che se uno la spiega lo capita anch'io, quindi è semplice. Se io sono il proprietario di terreni, ho 50 ettari di terreno, ho tante piante, e so che quel terreno lì mi produce X quintali di frutta, di verdura, sono in grado di poter dire che se hai quella produzione, per raccoglierla ci vogliono X ore di lavoro e quindi di persone che lavorano. Introdurre questo semplice criterio, che ad esempio nelle edilizie è stato introdotto grazie alla lotta che noi abbiamo fatto, si chiama DUR di congruità, significa che tutti sanno che qualsiasi azienda per fare quella produzione ha bisogno di X persone che fanno 8 ore al giorno pagate col contratto. E questo perché è importante? Perché oggi quelli che hanno il terreno hanno contributi per non pagare il gasolio, per pagarlo meno, per fare altre attività in base a queste questioni. Noi stiamo chiedendo una cosa molto semplice, che per dare quei soldi pubblici che sono i nostri, quelli che paghiamo con le nostre tasse, si introduca anche l'indice di coerenza. Capite cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è più nessuno che può raccontare che per raccogliere tonnellate di frutta ha fatto lavorare 3 persone 4 ore al giorno. È chiaro come concetto? Capite com'è semplice? E questo significa davvero cambiare il sistema di fare impresa. E lo diciamo perché per noi il problema c'è lungo tutta la filiera, dalla grande distribuzione a chi lavora sulla terra. E da un certo punto di vista stiamo chiedendo da tempo al governo, con le nostre categorie, che questi tavoli di confronto e di trattativa si aprano. Così come c'è bisogno di aumentare le assunzioni, sia degli ispettori del lavoro, sia nei servizi di medicina del lavoro. Ma c'è bisogno anche di un coordinamento. Guardate, nell'era del digitale, credo solo in Italia, noi abbiamo tanti istituti pubblici che hanno l'anagrafe delle imprese, dei lavoratori, che conoscono tutto, che possono conoscere tutto, ma che ognuno continua ad andare per sé. Incrociare questi dati è decisivo per combattere l'evasione fiscale, per combattere l'evasione contributiva, per affermare la centralità del diritto del lavoro, per una vera lotta al lavoro sommerso. Ecco allora che, come vedete, quando diciamo una vera lotta e una vera vertenza per affrontare questi temi, abbiamo usato il termine una mobilitazione permanente, perché abbiamo bisogno, insisto su questo, di attivare questa nostra azione in tutti i luoghi di lavoro, in tutto il paese, e di non fermarci fino a quando non abbiamo portato a casa il risultato. E proprio per questo, consentitemi di concludere su questo punto, per noi è coerente quello che stiamo dicendo e facendo con la scelta che abbiamo fatto anche di raccogliere le firme per cancellare leggi balorde sbagliate che sono state fatte in questi ultimi 20 anni. Perché questo è il tema. E cioè, lo dico in italiano in modo diretto, una persona per essere libera deve non essere precaria, non deve essere clandestina, non deve essere povero lavorando, ma deve avere uno stipendio che gli permetta l'autonomia di poter vivere, di non dover calare la testa davanti a nessuno. Per essere libero non deve morire sul lavoro. E allora questa battaglia di libertà e di civiltà significa, per quello che ci riguarda, cancellare leggi sbagliate. E il fatto di aver deciso di raccogliere le firme per il referendum ha una cosa precisa: vuol dire che ogni cittadino italiano che ha diritto di votare, e anche se non è italiano che ha acquisito quel diritto, e poi su questo qualcosa dirò,
ha la possibilità, lui direttamente, di andare a votare e di cancellare queste leggi. E noi vogliamo praticare questa democrazia e dobbiamo fare una battaglia perché da qui a un anno la maggioranza dei cittadini e delle cittadine del nostro paese vada a votare. E la stessa cosa per quello che ci riguarda, e proprio ieri mattina abbiamo firmato alla Cassazione, depositandolo, il quesito per abrogare la legge sull'autonomia differenziata fatti pochi giorni fa da questo governo. E l'abbiamo fatto non da soli, insieme a un'altra organizzazione sindacale, la UIL, insieme a tantissime associazioni, quelli della Via Maestra, l'abbiamo fatto insieme anche a tante forze politiche dell'opposizione che hanno deciso e scelto di essere parte di questa battaglia e di questa campagna. E lo dico perché quando ho parlato di diritto al voto e di diritti che i fratelli e le sorelle migranti debbono avere, parte da un punto. Io trovo che sia una contraddizione, ve la dico con sincerità. Noi giustamente nel nostro paese abbiamo una legge che garantisce il diritto di votare anche a quelli che vivono in altri paesi essendo italiani ma non vivono più in Italia. Benissimo, ma mi spiegate perché hanno diritto a votare gli italiani che vivono all'estero e che quindi pagano le tasse all'estero, che vivono all'estero? Perché non hanno diritto di votare i cittadini migranti che pagano le tasse, che lavorano e che vivono qui con noi? Perché chi nasce nel nostro paese non dovrebbe avere il diritto di cittadinanza come tutti gli altri che vivono? E qui, per concludere davvero, vorrei ricordare a tutti quello che dice l'articolo 3 della nostra Costituzione, che è un articolo importantissimo, che dice in modo molto chiaro che tutte le persone, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di religione, debbono avere tutti la stessa dignità, debbono avere tutti gli stessi diritti e le stesse tutele. E dice che compito dello Stato e quindi di tutte le sue istituzioni ad ogni livello è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono questi diritti e questa eguaglianza. E allora questo articolo ci dice una cosa importante: che senza eguaglianza e senza giustizia sociale non esiste la democrazia, esiste l'autoritarismo. E noi, i nostri nonni, le nostre nonne, i nostri padri, le nostre madri lo hanno vissuto. Cosa ha significato nel nostro paese il fascismo, la dittatura, la cancellazione delle leggi, dei diritti? E la nostra Costituzione esiste. E siamo una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, così c'è scritto, proprio perché le nostre madri, i nostri padri, i nostri nonni, le nostre nonne si sono battute e hanno sconfitto il nazismo e il fascismo e hanno dato vita a una Repubblica democratica. E senza i diritti nel lavoro e senza l'eguaglianza la democrazia finisce. Ecco allora che noi non stiamo facendo una battaglia di parte, vorrei essere chiaro, e neanche semplicemente una battaglia sindacale. Io penso che noi stiamo facendo una battaglia per l'affermazione e l'estensione della democrazia di tutto il paese, per tutti e per tutte. E proprio per questo non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. E penso proprio, lo dico con onestà, che non solo siamo tanti e abbiamo la forza, ma io penso
che la maggioranza di questo paese, che è fatta di persone per bene, che lavorano, che pagano le tasse, che si fanno il mazzo, abbiamo bisogno che questa maggioranza torni ad avere la consapevolezza e la responsabilità che è una maggioranza, che deve tornare a votare, che deve battersi, che deve partecipare, che deve mobilitarsi per far crescere tutti e per difendere la nostra democrazia e la nostra libertà. Grazie di essere qui e andremo avanti fino alla vittoria. Scusate, l'ultimo, sono stati trovati questi occhiali qua, sono occhiali blu, chi li riconosce?